una maxi evasione fiscale per un totale di quasi mezzo miliardo di euro, e quanto sarebbe stato scoperto dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Vicenza, che ha denunciato stamani 32 persone che operavano nel commercio di rottami metallici. Gli accertamenti hanno riguardato 30 imprese in Veneto, Lombardia e Calabria, e sarebbe stato scoperto un complesso sistema fraudolento basato sulla partecipazione di numerose aziende cosiddette cantiera, in molti casi delle ditte individuali riconducibili a slavi senza trascorsi imprenditoriali o con mezzi atti a giustificare l'avviamento di una fiorente attività. Sarebbe stato invece appurato che le stesse erano costituite appositamente per emettere fatture con importi a volte superiori a quelli realmente versati ai reali cedenti, e allo scopo di giustificare la provenienza di rottami. Le aziende sottoposte a verifica fiscale e presumibilmente coinvolte nella frode hanno sede nella provincia di Reggio Calabria, Agrigento, Brescia, Varese, Vicenza, Verona, Mantova e Cremona. Due presunti esponenti della cosca Libri Caridi sono stati arrestati dalla squadra mobile di Reggio Calabria poiché accusati dell'omicidio di Marco Puntorieri, il 42enne ucciso il 15 settembre del 2011, e di occultamento di cadavere. Un filmato registrato su una pendrive nel marzo scorso aveva già portato all'arresto di Domenico Ventura, 49enne pluripregiudicato, ma le indagini della polizia avrebbero fatto emergere la presenza di altre due persone sul luogo del delitto. I dettagli dell'operazione sono stati forniti durante la conferenza stampa che si è tenuta alle 11 presso la questura di Reggio Calabria. Era attesa per ieri la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, che però ha rinviato il tutto all'udienza del 22 novembre prossimo. Il TAR, riunito in Camera di Consiglio, infatti ha ritenuto che bisogna effettuare ulteriori approfondimenti, rinviando il tutto quindi tra 4 mesi. La discussione al TAR era stata promossa a seguito dei ricorsi elettorali proposti lo scorso 9 giugno e precisamente dal candidato a sindaco Salvatore Scalzo e da due dei partiti della coalizione del centro-sinistra, PD e SEL, sulla proclamazione del sindaco Sergio Abramo. Nei ricorsi si chiedeva l'annullamento degli esiti delle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio scorsi. Si è svolto stamattina a Crotone, presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato Aurora, un incontro promosso dall'Associazione Codici su alcuni temi fondamentali per lo sviluppo del territorio, come la paventata chiusura dell'aeroporto, i danni per l'esposizione all'amianto e la poca trasparenza nel servizio idrico. All'iniziativa, in collegamento in audioconferenza, è intervenuto Luigi Gabriele, responsabile dei rapporti istituzionali e affari regolatori di Codici Nazionale, e Giuseppe Salamone, coordinatore regionale di Codici, che hanno comunicato l'invio di una lettera aperta al Premier Mario Monti e al Ministro Passera per cercare di scongiurare la chiusura dell'aeroporto. È stato commemorato a Crotone con una semplice ma suggestiva cerimonia il ventennale della strage di Via D'Amelio, in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e 5 componenti della sua scorta. La manifestazione si è tenuta presso il giardino Falcone Borsellino ed è stata promossa dall'amministrazione comunale ed Italia Nostra. A contribuire all'iniziativa, a cui hanno preso parte tra gli altri il vice sindaco Teresa Cortese, il prefetto di Crotone Vincenzo Panico, il questore Mario Finocchiaro, il comandante provinciale dei Carabinieri Francesco Iacono, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Teodosio Marmo, la consigliere provinciale Maria Maio, Teresa Liguori di Italia Nostra, Antonio Tata di Libera, la cooperativa Jobel, la cooperativa Agorà, l'associazione Libera e il gruppo scout Agesci Crotone 8. In ricordo del magistrato e degli uomini della sua scorta è stato deposto un mazzo di fiori presso l'ulivo di Falcone Borsellino, che campeggia al centro del parco e che l'amministrazione comunale ha intitolato ai due giudici.